L'Epifania è alle porte, molti sono riatini che tra freddo e gelo trascorreranno l'ultimo giorno delle festività natalizie nella propria abitazione. Non mancherà di certo il pranzo con la famiglia e magari qualche partita a tombola, nel rispetto della tradizione. Dove trascorrerà il ponte dell'Epifania? A casa oppure fuori? A casa. A casa. A casa, a casa. A casa, a casa. Nel rispetto delle tradizioni? Diciamo di sì. Non manca di certo qualche turista che trascorrerà il ponte dell'Epifania in viaggio. In viaggio. Stiamo tornando in Australia. Trascorrerete il ponte in viaggio oppure lì? In viaggio credo, perché arriveremo a Sydney il 7 a sera. E tra chi spera di non trovare carbone nella calza c'è anche chi vorrebbe nuove opportunità di lavoro. Dove trascorrerà il ponte dell'Epifania? A ballare. Lei cosa vorrebbe trovare nella sua calza? Un po' di lavoro in più, il resto non c'è nient'altro. A casa. In famiglia? Assolutamente sì. Nel rispetto delle buone tradizioni? Sempre. Come sempre. Calza per i nipotini o figli? Ma no, ci mettiamo un pedalino dei miei, ci metto un calzino dei miei. Ormai è grande. Qui è a casa. A casa. In famiglia? Famiglia. La calza per i nipotini è pronta? No. Carbone? Beh, insomma, vanno più i soldini che le calze, perché le calze ne rimediano tante. Io ho tre nipotini, io ho detto che gli metto la busta dentro al camino e là i soldini vanno. Per i figli siamo sempre pronti. La Befana porterà il carbone, sono stati buoni? No, sono stati buoni. Preparate le calze per i bambini, i più adulti nella loro sperano di trovare un po' di tranquillità e serenità. Assolutamente a casa. Nel rispetto della tradizione? Nel rispetto della tradizione, in famiglia, pranzo casalingo, pasto tipico, va bene così, mi piace questo. La calza per i bambini è pronta? Assolutamente sì, anche per gli adulti. Arriva il carbone? No, dai, vediamo, cominciamo il 2017 senza carbone. Lei cosa vorrebbe trovare nella sua calza? Tranquillità, serenità e un po' di gioia, perché no? Andrò fuori perché ho mio figlio che partecipa ad un torneo di basket in Toscana. La calza è pronta? La calza è pronta, quasi pronta. Arriva il carbone? Un pochino. Lei nella sua calza cosa vorrebbe trovare? Un po' di serenità, che è quello che ci auguriamo tutti per il nuovo anno.